Non edizione del torneo di Actea, Actea Cup, la partita fra i Blancos e North Filo Galaxy finita 3-1. Abbiamo qui il migliore in campo, Gabriele Petralia, e tutto. Sempre migliore in campo. Sempre migliore in campo. E tutto il team. Tutto il team. Allora, facciamo una domanda, Gabriele. Questa vittoria è arrivata 3-1, il primo tempo stavate 2-1, poi diciamo la partita è stata. È congelata sul risultato del 2-1 e poi il 3-1 finale di Vaccaro che non parla. Chiamiamolo Danilo B, punto. Non si può espellere, diciamo, in telecamera perché ha troppe ragazze, quindi non si sa. Esprimere, perciò non si può fare vedere perché lui giustamente ha un contratto con la Juventus l'anno prossimo. E siccome se ne sta andando Matri, hanno chiamato lui, quindi giustamente non si può fare vedere. Poi mi chiedevano i tocchi di prima. Come mai siamo questi tocchi di prima? Non si parla, Marotta non vuole, Marotta no, vabbè, parliamo al capitano, questa vittoria è arrivata, purtroppo. Quindi cosa ha risposto? Lucio? No, lui non ha risposto, okay, non ha risposto, parliamo al capitano, lui è il migliore in campo, risponde sul campo. Bravo. No, diciamo questo, questa partita avete vinto 3-1, potevate vincere di più, è stato comunque un buon inizio per il vostro Lactea Cup, diciamo che la vittoria della settimana scorsa di Universal contro Animaniacs è servita, cioè è stata una cosa positiva per voi perché comunque giocate al Actea Cup e potete mirare al titolo, a vincere al Actea Cup. Sì, sicuramente, noi ci tenevamo ad andare in Actea League, va bene, vuol dire che vinceremo l'Europa League, non è assolutamente un problema. Il problema è che Danilo Vaccaro e domenica che passa la Luna di Miele e quindi di conseguenza viene scarico e quindi insomma abbiamo visto come gioca molto così, a prendere pedate, gode quando il giocatore insomma si appoggia. Ma comunque poi avevo da chiedere una cosa, un piccolo appunto sul portiere sardo. No, il portiere non c'è, cioè in realtà è un magazziniere che viene così per farci i favori. Ogni volta prende gol, insomma così, perché è deviato, perché io lo faccio prendere io, insomma lui in realtà ci mancano 2-3 diottrie, cioè veramente, cioè, chiamato Vince poco fa sta dicendo, gli ho detto insomma portatemi il portiere perché ho bisogno di lui. Ma a parte diottrie alla fine. Comunque Andrea è un ottimo portiere, io credo che potremo andare avanti in Europa League. Mi auguro minimo alle semifinali. Io spero di vincere comunque. Poi un'ultima cosa volevo dire anche per Di Stefano. Esatto. Che è nuovo acquisto. Un buon primo tempo, poi si è calato il secondo tempo. Hai fatto una fase più fase difensiva anche perché qua destra-sinistra. Una deve stare in difesa. La partita e la partita continua uno spogliatoio ancora. Ancora continua. Che taglio con poche palle. Quindi no, insomma, come ti sei trovato questa prima partita insieme a questi compagni? Bene, i ragazzi sono ottimi, quanti già li conoscevo comunque, sono un'ottima squadra, quindi basta che ci organizziamo per il campo. Mai visto. Si dicono queste cose. Basta che ci organizziamo per il campo, penso che possiamo andare tranquillamente avanti, abbiamo un'ottima squadra. Quindi. Io una domanda a Star Wars Zio la farei perché ti mi do. Ma io direi di no. Ora lascia se ragazzi. Una domanda per Star Wars Zio. Quante traverse dobbiamo prendere questo torneo? Siamo a 4 o 5? No. Altre 3 siamo a posto. C'è il bonus, c'è il bonus. Lui deve caricare di più col quadrato. A sto punto scusate, Giovanni D'Amato tu. No, lui no, gol, traversa. Forse ho mangiato qualche gol, però tanti ma c'è più picco. Mangia troppo a casa. Si vede fare concorrenza al fratello. C'è sempre mangiare così all'interno della famiglia. Però vince il fratello. Ovviamente. Si vede dei risultati fisici. No, ma anche pratici. Fai il giornalista ormai. Va bene. Possiamo chiudere. Ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Siamo in ciccio.